Allora, amiche e amici di GP1, ciao a tutti da Barcellona in compagnia del nostro intramontabile, vedi? Sei intramontabile, Davis. Sì. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Oggi ti ha fatto un po' correre tutti qua, no, per te le battute. No, vabbè, sì. Oggi è stata una giornata un po' particolare, difficile da interpretare, secondo esatto. me, i due turni di prove di oggi. È vero che tanto lavoro sul setup sarà fatto nei test della settimana scorsa, quindi oggi tanti hanno lavorato soprattutto sulla gomma da gara, su scegliere quale sarà poi la propria gomma da gara. E ci ha sorpreso il fatto che comunque anche la X non ha un consumo, cioè tanto la scelta della gomma da gara, diciamo che è fra la B900, quindi questa nuova gomma che ha portato Pirelli, questa gomma di sviluppo, e la SCX, la gomma di gamma classica che c'è sempre stata. Di solito la X dovrebbe essere più morbida rispetto alla B900, che dovrebbe avere un po' più di supporto, soprattutto di carcassa. Quindi se fino a stamattina diciamo si ipotizzava che tutti avrebbero scelto la 900, le prove di oggi pomeriggio soprattutto hanno mischiato un po' le carte, perché sembra che la X non abbia questo drop, quindi questo calo che si poteva pensare. E quindi dai. Classifica, leggiamo al volo la classifica perché so che sei anche di fretta, ti ringrazio. Allora, classifica di questo venerdì che dice: due Ducati davanti a tutti, Bulega primo davanti a Bautista, poi Toprak con la BMW, un'altra BMW che è quella di Vandemark, quinto Ria seguito da Locatelli, poi Iannone, Petrucci, Sam Lowes e chiudi 10 Garner. Fuori dai 10 troviamo Gerlo, Feigerter, Bassani, Alex Lowes, poi Rinaldi, Vierge, Oetter, Scott Redding, Lecuona, Rabat, Ray McKenzie e Norrodin. Allora, Denis, tu hai già anticipato il tema gomme. Sì. Guardando un po' i passi, per quanto visto oggi, a me sembra che Bautista e Bulega possano avere un piccolo margine. Per quanto visto oggi, per quanto ci hanno detto i cronologici. Sì, ha individuato giusto, io ci metterei dentro anche Petrucci, perché secondo me Petrucci nel pomeriggio ha fatto un bel passo avanti, ha fatto un bel ritmo, ha migliorato tanto, per me ha fatto un bel turno, Io ero molto contento. Che dai, l'ho visto bene e secondo me può essere del gruppetto, ecco. Mi ha impressionato Bulega e Bautista perché hanno avuto un ritmo gara sui 10 giri, circa 10 giri, diciamo, dai, più o meno, veramente forte, veramente veloce, e non me l'aspettavo che da stamattina potessero essere così, fare questo salto, questo miglioramento. Quindi Bulega e Bautista oggi imprendibili, secondo me, rispetto a quello che ci ha fatto vedere i dati, ecco. Petrux, lui l'ha detto, sicuramente le sensazioni sono nettamente meglio rispetto a anni fa, e che però ci sono quegli ultimi 5 giri lì che lì è veramente come una barca che è in mezzo all'oceano, che sei lì che devi capire un po' come navigare a vista, cioè, quindi, perché il rischio è che magari consumi tanto la gomma che spingi e poi ti ritrovi negli ultimi 5 giri tipo per un secondo e mezzo, due secondi come niente, e magari dal terzo quarto che sei lì a lottare tipo finisci tredicesimo. Sì, già l'anno scorso abbiamo visto piloti Toprak che si sono mangiati 3 secondi in due giri, quindi gli ultimi 3, 4, 5 giri oserei dire saranno quelli che decideranno la gara. Poi ovvio che devi essere lì, non è che ovvio, puoi dire, assolutamente, però sono quelli, saranno quelli fondamentali, perché appunto il consumo della gomma c'è, anche nei test abbiamo visto fare tanto il tempo, perché parti girando 41 certo. e finisci girando 43, esatto. quindi perdi 2 secondi che sono tantissimi, tantissimi. Esattamente. E quindi chi sarà più bravo anche a gestire questa cosa, come dicevamo ieri, la combinata tra prestazione e consumo farà la differenza, però è da vedere anche in base poi alle condizioni. Che andremo a trovare. Esatto, se è più freddo... se è più freddo si lavorerà in un certo modo, se è più caldo in un altro modo, e da questo dipenderà anche la scelta della gomma, perché come dicevo poco fa, se farà freddo, perché domenica ad esempio la temperatura e il meteo per adesso, se le guardi, ha dato un po' di calo, dovrebbe essere più fresco, allora sarà più difficile utilizzare la X come gomma, no? Se invece sarà caldo come oggi pomeriggio, la X potrebbe essere invece la carta, esatto, la carta da giocarsi, ecco, allora, però è tutto da vedere, è sicuramente una cosa molto molto incerta, ecco.
Dennis, altri due aspetti. Allora, BMW stamani molto bene con Toprak, è velocissimo. Toprak ha detto che appunto l'incognita è, vediamo la seconda metà di gara, sappiamo che non sarà semplice, vincere sarebbe bello, però secondo lui qua è qualcun altro che si può giocare la vittoria, ovvero Alvaro. Johnny Rea ha mandato dei segnali interessanti di riscossa. Diciamo che rispetto Johnny ha fatto un bel cambio passo, sì. E ti dico, Iannone una giornata un pochettino dal doppio volto, perché Andrea ha detto che stamattina si è sentito benissimo con la moto, molto competitivo. Al pomeriggio invece qualcosa è andato secondo il verso in cui doveva andare, infatti ha detto appunto che gli mancava molto la fiducia sulla moto, però sì, ovviamente ha detto, cioè non è finita qua, cioè non è un momento di difficoltà che siamo persi in mezzo alla pista di Barcellona, che ha detto che appunto, cioè adesso ci mettiamo lì, sì, piano piano, Riccardo, dobbiamo un po' capire quello che è successo nel pomeriggio, perché la moto praticamente non ha cambiato nulla, è rimasta quella di stamattina. Stamattina feeling bellissimo, oggi pomeriggio invece non riusciva a essere performante. Non aveva il feeling che aveva questa mattina. Però la moto era quella, quindi dobbiamo capire un po' il perché di questa cosa qua. E lui, se ha feeling che riesce a guidare come sa guidare, dai, non è lontano, ecco. E penso che si possa divertire, però dobbiamo capire il perché, appunto oggi non c'era, perché è strana sta cosa, ecco. Io dai, però io penso che voi ragazzi, cioè dai, di là poi del nostro del rapporto e tutto, io penso che Gui Leven già quest'anno in più occasioni ha saputo switchare molto bene. In Australia Andrea secondo me ha fatto un bellissimo balzo, mi ricordo adesso, non è che ovvio che poi qua è un contesto diverso, però Iannone secondo me è uno di quei piloti che poi tac, ti trova quello switch, e dai, io me lo aspetto domani Andrea lì davanti che possa essere veloce. Beh, vediamo, non è facile, sono tanti piloti veloci, tanti inveloci. Noi adesso stiamo lavorando, stiamo cercando di capire un po' questa cosa qua, e vediamo domani cosa succede, ecco. Anche perché Bautista una cosa l'ha detto, che ha detto che qua non vincerà il pilota più veloce, no, qua vincerà il pilota più intelligente. E questa secondo me è una frase abbastanza emblematica di quello del fine settimana che ci aspetta in relazione, sì, appunto, anche, al consumo. Sì, anche se Alvaro qui mi sa che ha vinto le ultime 4 gare e le ha vinte tutte dando 10 secondi al secondo, quindi... No, è lui l'avversario da battere. È una sicuramente delle sue piste dove ha raccolto di più, soprattutto negli ultimi anni. L'anno scorso è stato incredibile, cioè disarmante, non aveva avversari. No. Quest'anno gli altri sono un po' più vicini, però sicuramente è quello che è più... Io penso sia uno dei più favoriti per la vittoria. Anche me. Quindi... Io se dovessi puntare un euro, poi magari posso essere il punto. Esatto. E dai, bene, Dennis, mi ha detto tutto. L'ultima cosa, Kawasaki, fuori dai 10, mi aspetto un segnale anche da parte di Lowe's con Bassani, bene, in crescita Axi, mi fa molto piacere. Dai, pian piano anche lui sta arrivando, poi in settimana leggerete un'intervista al suo capo tecnico. E con Dennis lo lasciamo andare, perché è sempre gentile e disponibile. Ti auguriamo un buon lavoro, Dennis. Ci rivediamo domani qua per commentare. Ma io, a dire la verità, adesso vado a mangiare un po' di pizza, che l'ospitale ti ha fatto la pizza. Come? Ce la metto a posto stavolta, ma mangio la pizza. Come si dice? Non serve sai zucca, no? Esatto. È già pronta, l'ho vista. Però sai qual è il fatto? Io sono passato al tuo ospitale in mezz'ora fa ed era già la... L'avevano già finita, l'avevano. Secondo me trovi un po' di crosta. Te lo sei mangiato tutta te, la sei mangiata. No, perché penso avevo bevuto il caffè, un po' di bisogno di caffeina e niente. Dai. Bene, grande Dennis, bella. Ci vediamo domani. Bocca al lupo. Ciao a tutti. Ciao, grazie.